Ciao a tutti ragazzi, io sono Xavian e bentornati su Dark Souls Aperto Die Edition. Siamo attualmente nelle catacombe ed è arrivato il momento di provare ad andare avanti veramente questa volta. Non più o meno come gli ultimi due episodi dove praticamente ho ammazzato solamente qualche piccolo boss così. E alla fine non sono riuscito ad andare molto avanti con la storia. Ok. Al solito all'inizio di un episodio è sempre così. Inizio sempre. Ciao a tutti ragazzi. Due secondi dopo praticamente prendo una carrettata di botte dai primi mostri che mi capitano davanti. Sempre così. Schivate quanto volete. Ma che cavolo, che cosa significa? Cioè, ero davanti a lui. Cos'è sta storia? No. Ma che cavolo, muro di merda pure tu. Idioti rotolano. Smettetela di fare cose sincronizzate, maledizione. No. No. Passa dal buco. No, 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 no. Devo levare da qui. Tu per favore casca sotto. Casca di sotto. Porca merda. Te cacchio di combo che fanno quando se la pensano sti scheletri del cavolo. Perdita di sangue. Sei morto. Grazie. L'ho capito. Oh mio dio. Oh shit. Che cosa sono sti cose? Wow. Wow. What the fuck. What the Scheletri che rotolano. Tira la ruota. Yeah yeah. Wow. What the freaky di frack. Oh mamma. Bravo, continua a rotolare. Non si va a stare a mazzo. Ok. Non sono così difficili. Oh! A parte che... Oh, no, 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 non ti azzardare. Però... Non lo ripeto questa fase. Oh, facci. Guardate chi c'è là. È il cavaliere nero pure. Grazie. Ora. Dicevamo, qui sotto c'era qualcosa. Boom. Oh, fuck me in the ass. Ma veramente, cioè, ma stiamo scherzando? Ma che cazzo? Ma perché? Da dove cacchio è spuntato, ma lui? Basta. Ebbene ragazzi, dopo 1 ora e 10 minuti che vengo farmato letteralmente dagli scheletri lì alle catacombe e dopo aver regiquittato, perché in effetti ora è passata tipo una settimana da quando ho giocato l'ultima volta, ho pensato un attimo a tutti i posti, a tutte le opzioni possibili, perché a questo punto ho cominciato a pensare: ah, ma ci deve essere per forza un'altra strada, perché ho un attimo preso le varie opzioni. Allora, oh shit. Allora, al giardino di Radice Oscura ci sono i guerrieri che sono vivi e sono troppo forti. Quindi non è sicuramente di là. C'è il sottospecie di gatto che rotola e è troppo forte. Poi ho pensato un'altra cosa. Ho pensato, ok, le catacombe potrebbero essere la strada più fattibile, se vogliamo considerarla così, anche se non è proprio il top del top, potrei dire. Visto che è troppo tempo senza fare nessun tipo di progresso. Ho pensato poi, chissà, magari devo andare lì dove ci sono quei sottospecie di draghi. Però ho pensato, no, non può essere, perché ci ho messo troppo tempo, non sono riuscito a ucciderne nemmeno uno. E sono troppo resistenti e io non gli faccio abbastanza danno. Poi, un attimo, ho ripensato a tutta la mappa, tutta la mappa. E mi sono detto, mi sto dimenticando qualcosa, allora...
Ho un attimo ripensato dove c'era il fabbro. C'era quel tizio lì seduto davanti a quel cancello lì che non si apre, bla bla bla. Non ci sono tipo chiavi o cose del genere per riaprirlo. Quindi non può essere nemmeno di là. Poi il colpo di genio. Ma dopo il boss dove c'è il drago, questo tizio qui, dopo il demone Tauro, si chiamava sì. Ho pensato, c'è una torre dove io non sono potuto entrare perché era chiusa, mi diceva. Oh fuck. Ecco, grazie per avermi liberato di tutti questi buffoni. Arrivederci. Ora me ne voglio andare. Ah! Accidenti, quanto sei diventato suscettibile tu. Comunque, stavo dicendo, mi sono ricordato di questa porta che ai tempi era chiusa. E poi ho pensato, ma io sono riuscito ad aprire porte che non riuscivo. Chiave dei sotterranei. Era questa! Ok, e questi tu me li chiami sotterranei? Sotterranei! Cioè tu mi hai fatto impazzire. Ore e ore. Ho passato gli ultimi due episodi praticamente a non riuscire nemmeno a fare un cacchio di progresso e poi ce l'avevo praticamente davanti agli occhi. Una strada nuova, sperando sempre che sia fattibile a questo punto. Beh. Beh, meno male che almeno ci ho pensato. Ora, che cosa mi ritrovo qua? Ah. Sono in un'altra sezione tipo del Borgo dei Non Morti. Vediamo cosa c'è qui sopra. Oh, guardate dove sono. Oh, mamma mia, ma non ci credo. Ecco da dove si apriva questa cavolo di porta. Vabbè, wow. Perfetto, quindi proviamo a fare qualche progresso, magari. Sarebbe anche ora. Sia lodato il sole, veramente. Che cacchio era un cane? Cacchio. Oh, cacchio, sono cani? No? Aia. Ok, però li sciotto. Beh, credo di essere un pochino sovralivellato. Ah, oh, poveretti. Sì, a questo punto credo che sarà abbastanza semplice andare avanti di qua, perché cioè dovrei essere un po' troppo sopra di lì con i livelli a questo punto. Oh, no, non mi dispiace affatto. Non è che posso spaccarla stavolta, no. Ok. Questa. Almeno. Cosa c'è dall'altro lato? Sai com'è? Non ti riconto, ma sotterranei. Questi sono sotterranei, secondo voi? Damn, how did this ever happen? Cosa? Non ho sentito, accidenti. Ah, ok, una porta chiusa che non posso aprire. C'era qualcuno dietro e purtroppo non. Per sbaglio ho saltato la conversazione perché. Oh, wow. Aia. Che caspita ce n'è? Oh, mamma mia, parti hard, parte seconda. Aia. Guarda, permesso. Che cacchio? Umanità gemella. Interessante. Di qua a quanto pare non si va. Bene. Tizio, prima o poi capirò come potrò aprirti. C'è un pozzo. No, non è un pozzo. Penso sì, invece. Bene, proseguiamo. Non voglio perdere troppo tempo, anche perché già questo episodio probabilmente mi toccherà fare un po' di lavoro. Mio Dio! Ah, un'imboscata! Ecco cosa intendeva con imboscata! Ok, allora. Wow, lasciano correre coltelli questi. Ah, vabbè, bene, accidenti. Pensavo che foste. Che fosse. Ok.
Ok, non sono come quelli là della foresta. Bene, cioè del giardino. Vediamo cosa c'è a questo punto. Niente, solamente le cose così. Loot. Spezza corazza. Vediamo un po' cos'è. Sì, una spada, ok, ma com'è? Ma veramente, ma che è sta cagata? Ok, proseguiamo. Qualcos'altro che si è aperto? Niente, ok. Questa è una finestra. Vabbè, si va di qua. Prova a tirare. Ma che? Che devo attirare? Questo luogo è pieno di trappole. Sinistra. Ovunque. Eia, mad. Oh. No, ma chissà come me la sarei cavata in passato. Oh wow, questa cosa mi fa sempre un bel po' di paura. Ehi. Anche tu non scherzi. Oddio. Che mi ha spaventato. Con culo. Sentivo dei passi ma non capivo cosa fosse. Ok. Ok. Sto bene, sto bene. Scusami. Luogo nascosto. Che cosa vuoi dire? C'è qualche muro falso? Beh, prova a prendere a calci. Ringrazio gli altri giocatori che mettono queste note, però non mi sembra, boh. Può essere che in realtà ci sia, ma non lo vedo. Qui no. No. No, va bene. Mamma mia. Wow. Cioè, praticamente mi hai dato il mio set. Grazie. Di questo significa che non è che... forse mi converrà poi potenziale questa armatura in generale. Nebbia, eh? Che cosa c'è qui dietro? Boss? Ma non mi dire. Demone capra. Nyeee! Oh, what the fuck? Oh mio Dio. Ok. Ok. Hello. Interessante davvero questa cosa. Che sono riuscito a parargli un attacco completamente. Aia. Però non... No, stupidi. No, levatevi. Perdita di sangue, vedi che sono morto. Pezzente. Basta, sono morto. Cioè, è impazzito pure lui. Ok, perfetto. Andiamo, va. La faccio ammazzare per l'ennesima volta. Oppure proviamo ad ammazzarlo noi questa volta. Dai. Dai, levati. Ecco, grazie, almeno fammi recuperare 8000 anime. Oh. Via. Concentrazione. No. No, 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 no. Caschetta. Mi sa, non è difficile, è solamente un po' un pochino strano all'inizio. Dai. Aia, stavo scherzando, sei difficile. Bene. Oh. Non ho più fiaschette. No. 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 Non ho come curarmi. No, bastardo, non mi fare...
Ah, fanculizzati tu e i tuoi stupidi cani. Per quanto io ami i cani, attenzione. Voglio questa umanità, sì. Dammi. Ok, sono full vita, 14.000 anni. Chiave della profondità. Dove dovrei andare adesso? Dove va questa chiave? Ti potresti smetterla di darmi chiavi? Profondità. Beh, non ci vuole molto a capire che devo andare in basso, ma non dirmi che devo andare alle catacombe veramente adesso, perché sennò mi viene da piangere. No. Beh, intanto vediamo se posso aprire la porta a quel tizio. Dopodiché, profondità. Beh, profondità, l'unico posto che mi viene in mente sono le catacombe, non è che c'è un granché. Andiamo. È chiusa, grazie, aprila. Forse di qua. No, in effetti qui ci sono solamente questi pezzenti e una porta sbarrata, quindi profondità. Questo posto non l'avevo mai visto, mi sa, ragazzi. Oppure l'ho visto e non me lo ricordo. Però era praticamente vicino al falò. C'erano i due tizi con le scuse, dove praticamente non ci vado mai. Cosa c'è da queste parti? Non ci avevo mai fatto caso. Dove porta? Ah, forse mi ricordo di questi pezzenti. Ai, scusate se vi ho chiamato i pezzenti, giusto? Cosa c'è da queste parti? Ah, in effetti avevo guardato qui, ma che c'è? E tu chi cavolo sei? Well now, you seem to have your wits about you. Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Un commerciante? A questo oggetto. Coltello da lancio. Bombe. Scrivi, visualizza. Vota messaggio. Ah! Chiave della residenza. Pugnale. Mazza semplice. Randello rafforzato. What? Ma davvero? Cioè c'erano delle cose qui. Chiave della residenza. Compriamola. Avevo voluto vendere. Scusami, devo andare. Eccolo. Pezzente. Brilliant. You opened the door for me. Thank you. I'm saved. I thought I might never escape. I am Griggs of Vinheim, a sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance. Thanks to you, I may now resume my travels. Ok, tutto qui. Oh, hello. I have my sorcery. Besides, I have an important... Boh, ok. Ciao, cadavere. Oh, hello. Levati. Wow, un'armatura da stregone. Catalizzatore da stregone. Beh, ci sono rimasto un pochino male, se devo essere sincero, però... Ok, quindi ho risolto il mistero del tizio qui, ma adesso dove devo andare? Beh, credo, ragazzi, che sia anche arrivato il momento di andare al falò per l'ennesima volta e magari finire qui l'episodio, anche perché accidenti sa quanto caspita durerà a questo... Molto bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento qui sotto e iscrivetevi al canale per altri video che arriveranno molto presto. E soprattutto condividete con i vostri amici su Facebook, Twitter o dove preferite. Finalmente abbiamo fatto dei progressi. Per il momento da Xevian è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!